Niente revisione del processo per Antonio Logli, accusato dell'omicidio di Roberta Ragusa. Non ci sarà un nuovo procedimento per l'elettricista di Pisa condannato in via definitiva a 20 anni di carcere per omicidio volontario e distruzione del cadavere di sua moglie, Roberta Ragusa, scomparsa tra il 12 e 13 gennaio 2012. Il corpo della donna non è mai stato ritrovato. La Corte d'Appello di Genova ha giudicato inammissibile l'istanza di revisione del processo presentata il 5 dicembre dagli avvocati difensori dell'uomo. I giudici liguri hanno sciolto la riserva ritenendo insufficienti i nuovi mezzi di prova presentati dal pool di legali di Antonio Logli. I nuovi elementi di prova erano rappresentati dalle dichiarazioni di due ex compagni di cella del super testimone Loris Gozzi, in un periodo in cui era detenuto per furto. Gli ex compagni di cella avrebbero riferito le confessioni dello stesso Gozzi di essersi inventato le accuse contro l'elettricista pisano. Gli avvocati di Logli non si arrendono. Uno dei legali del marito di Roberta Ragusa, l'avvocato Vernazza, ha preannunciato di voler presentare ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'assegnazione di un'altra corte per la discussione dell'istanza di revisione.